Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua sul Ticino a fare la prospezione, però abbiamo trovato un bel funghetto e quasi quasi andiamo a funghi, bello profumato, e ci stiamo facendo un po' di prospezione qua su un ramo del Ticino che è cambiato molto. Siamo venuti con la prospetto. Esattamente, così in questo modo andiamo a prospettare soltanto il materiale depositato in superficie, perché con questi ciottoli abbastanza piccoli si presume che ci sia oro abbastanza fine in superficie, quindi non bisogna andare oltre i 10 cm, già 10 cm sono troppi, qui ci stiamo parlando di 5 cm. Perché in questo modo riusciamo a vedere l'oro fine che si è depositato in superficie insieme al granato. Poi bisogna magari controllare anche un po' più a fondo a vedere, però attenzione poi quando si controlla più a fondo che il materiale che c'è in superficie cade nella buca e quindi voi pensate che sotto ci sia l'oro, invece semplicemente quello che è in superficie è andato cadendo. Quindi per questo bisogna fare le cose rasando il terreno, non andando in buca. Adesso in questo caso stiamo setacciando con un setaccio casareccio, se ci può essere qualche corindone qui è un buon segno, perché ragazzi guardate che dentone che abbiamo trovato. Questo è un dentone. Allora, dove ci sono questi? Ci sono corindoni e oro. Qui adesso andava bene quella lucina azzurra che abbiamo noi con i raggi ultravioletti per andare a individuare se c'è qualche zaffiro, scusate, qualche rubino, perché lo zaffiro non illumina. Quindi adesso praticamente stiamo andando, sì. Questa va anche con poco, no? Con poca corrente. Sì, sì. Qui adesso andiamo a creare dove c'è un raschio senza creare dighe. Questo qui, guardate attentamente ragazzi, che io vi insegno le cose. Qua, anziché creare una diga per pescare l'acqua, quando trovate un raschio basta che gli fate un solco in modo che l'acqua si incanala e avete già la velocità e la pendenza che serve nella canalina, ok? Qua logicamente possiamo anche aggiungere un sasso per appoggiare poi la canalina, un sasso come questo lo mettiamo in linea dell'imbuto praticamente e lo andiamo a incastrare dentro così. Adesso gli diamo, facciamo la corsia senza costruire nessun tipo di diga e andiamo a infilare dentro. Ecco qua, che semplicità ragazzi, che semplicità. Diciamo che c'è anche un po' troppa acqua, possiamo anche levarne un po'. Adesso si è fatta una bella. Questa è da prospezione, qua si vede subito se qualcosa si sta fermando. E ancora comunque non vediamo niente. Qui invece poi va a intrappolare. Il tappeto sembra. Ecco, vedi, questa qua è la prima parte di prospezione, qua invece va a intrappolare. Però poi la canalina andandola, adesso ci facciamo questo, facciamo questa batea setacciandola nella canalina, poi prendiamo il concentrato, lo ributtiamo in batea e vediamo cosa è. Vediamo cosa salta per fuori, così quello che poi mettiamo in batea sicuramente non è tanto, così ci spieghiamo magari di meno.
ce n'è di sabbie, sembra di sì. Granato. Ecco, allora adesso siamo giunti al punto di vedere che cosa abbiamo prospettato. E quindi la semplicità di questa canalina qua praticamente spira via il tappetino, in qualsiasi modo si può spirare arrotolandolo piuttosto che, e poi si va veramente con l'acqua a lavare. Il tappetino, poi si prende questa e si dà un ulteriore sciacqua. Si riprende il suo tappetino, poi si mette fermo per non far passare sotto l'acqua. E e qui, come possiamo vedere, il concentrato ce n'è abbastanza per poter capire in quella batea che cosa abbiamo setacciato. Lo possiamo anche fare qua direttamente. Sembra sporca, ma è soltanto di alghe, in realtà l'acqua qui è pulitissima. Quando si lava il concentrato non servono i gradini, si lava direttamente sul liscio. Vediamo cosa si è fatto fuori su questo. Questo terreno, quando si fa così, mai arrivare fino a qua, perché si vola via l'oro, sempre in punta, vuol dire la punta. Andiamo a vedere. Una vaga sensazione che c'è proprio una cioppa, una mazza, non c'è proprio una mazza. Che posto mi hai portato? Tre puntini miseri, questi qua li rilasciamo, li regaliamo al Ticino. Andiamo, cambiamo zona. Allora ragazzi, ci siamo spostati da quel punto che non c'era niente praticamente, due puntini miseri. Abbiamo trovato quest'angolino molto interessante dove prima passava l'acqua e adesso con la formazione di nuovi ghiaioni si è spostato e ha scoperchiato e ha tirato su praticamente a vista il letto del fiume. Questo è il letto del fiume, quindi bisogna controllare veramente anche i minerali che ci sono sotto. E qui potrebbe darsi anche che ci sia qualche bel pezzo di corendone, perché siamo nel bel mezzo del letto del fiume.
qui sarà tutto molto pressato, quindi è anche difficile scavare. Sì, sì, ci sono dei minerali molto interessanti qua. Siamo nel letto del fiume. È quello che fa. Può darsi anche che di oro non ce ne sia, perché è andato via. Sì, magari è tanto veloce la corrente qui, però i correndoni, sai, non si sa mai, quelli sono grossi. Comunque adesso vado, nel frattempo che facciamo il setaccio, vado a mettere giù la canarina. Questa canarina, ragazzi, super leggera, due pezzi, richiudibile in zaino, 85 cm che si chiudono in zaino. E qui andiamo a fare lo stesso lavoro, senza costruire una diga, non serve. Non ci vuole molta pendenza, lì si è fermato un vermicello si è fermato lì. Come è andato, dai? Ok, mettiamo in bolla la canarina. Possiamo anche regolare il flusso dell'acqua aggiungendo un sasso magari davanti, così ammorbidisce l'entrata dell'acqua sulla canarina. Sembrerebbe che siamo a posto, possiamo anche andare a testare cosa c'è in questo terreno. Poca pendenza, ragazzi. Poca acqua, poca pendenza. Non è questione di canaline grandi o canaline piccole, è questione di trappole. Un determinato tipo di trappola è sufficiente, un flusso d'acqua molto lieve, ma con il flusso di acqua molto lieve, logicamente non laviamo il materiale nel tempo che può lavare una canalina con molta acqua e le trappole molto più grandi. Sì, questo terreno, no, questo terreno sarebbe da, no, quella roba lì è tutta da controllare. Vedi che rimane tutta attaccata ai sassi. Se la loro fine rimane tutta attaccata ai sassi. Ah, ok, beh, io ho cercato di... Perché è umida, appiccicata. Eh sì, per questo bisogna buttare dentro il setaccio nell'acqua. Ah, ok, sì, per far staccare tutta la roba. Sì. Dici che potrebbe essere attaccato. Se c'è la loro fine è tutto lì. Cioè rimane un 30% attaccata ai sassi, quando non si setaccia a umido, se è bagnato. Vabbè, ma tanto per capire se c'è. Tanto per capire che c'è, va bene anche quello lì. Allora, possiamo andare a gettare nella canarina. Ho messo una pendenza molto 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 lieve, che è meglio, ma comunque quando butti sulla la roba devi solo controllare se le trappole lavorano, se le trappole lavorano bene. Sta ferma lì la roba. Sì, e allora bisogna dargli più corrente. Bisogna dargli più corrente. Se ne laviamo così. Possiamo arrivare un po' più d'acqua da lì. Vedi, perché magari pensi di averla messa giusta, poi alla fine
viaggia già al minimo. Sì, va bene. I granati ce n'è? Sì, però. Però la roba quando la giri devi fare, guarda, aspetta. Ma vedi il materiale grosso dove ce l'hai? Sì, sì, qui. Come fai a tirarlo giù? No, guarda come. Farlo andare avanti. Esatto, devi fare così quando non ce l'hai, te lo giri in questo modo e poi lo vedi lo che porto là. Si vede, si, lo porti davanti, fai vibrare. Così è più facile scaricarlo. Sì. E poi volendo puoi, farlo girare, puoi anche fare così, volendo con un po' di vibrazione. Vai qua sui lati e lo tiri giù. Beh, e rimane tutto il rosso, quando poi vedi che rimane tutto il rosso allora lo lavoro, li torni indietro, fai lo stesso, sì, lo stesso gioco. Quando vedi la sabbia che si porta in punta, vai in punta, non in cima, solo in punta, e ti porti via. Se quello robo lì non scende, per esempio, basta che fai così, sì, vedi, esce su lui. Qua si vedono già dei bei granati, c'è anche un bel dentino. Tieni, vai avanti. No, non si vede. Non allora, si vede. L'applicazione si chiama Inclinometro, scaricabile da Play Store semplicemente, si trova su tutte le piattaforme. Il lato del telefono fa da base, di appoggio, sì. Sullo schermo si vede una linea che segue l'inclinazione, la bolla, segue, va fuori bolla, segna i gradi, sia in negativo che in positivo. Sì. Quindi in questo caso noi stiamo vedendo i gradi positivi, andiamo a appoggiare la canalina e vediamo come vediamo. Praticamente te l'appoggi lì. Mi dà 7 gradi. 7 gradi, questa è la pendenza ottimale di questa canalina. La parte centrale piana, ovviamente. Sì. 7 gradi con una portata abbastanza buona del piccino. Sì. La pendenza di 7-8 gradi, capito ragazzi? Non di più, perché altrimenti le trappoline in gomma possono anche perdere, a meno che non metti le trappoline giganti. Qui va bene, lava e non è troppo pendente. Esatto. Queste righe già cattura, e in queste righe appena appena sotto fa da spia. Praticamente quando il materiale si pulisce, perché qui c'è molto vortice, andiamo a vedere che si libera. Io ho già visto un puntino che si è fermato lì, che si libera e mette a vista l'oro. Ecco perché si chiama da prospezione, perché in questo modo riusciamo a individuare quello che stiamo scavando senza dover aspettare poi il lavaggio del tappetino, altrimenti non sarebbe più la prospector, sarebbe una canalina normale dove vai a catturare l'oro. Anche qui comunque, come potete vedere, le trappole funzionano alla perfezione, quindi la parte iniziale fa da prospector, la seconda parte fa da trappola, ok? 7% l'8% con il flusso d'acqua leggero, così è perfetto, perché per lavorare con questo tipo di trappole a righe, e comunque sono già belle e molto profonde. Quindi praticamente abbiamo il punto dove versiamo che già cattura, poi abbiamo il punto molto strategico di 5 salti dove fa vedere quello che stiamo raccogliendo, ok? E quindi fa da prospezione questo pezzettino di 7-8 righe che ci sono, e dopo ci sono i solchi, i salti grandi dove va a catturare l'oro. Quindi questa canalina fa da prospezione e anche da canalina per lavorare. Allora, questo qui sarebbe praticamente quello che era rimasto nella battea che abbiamo versato là dentro. Quello che è rimasto qua. Quindi, non l'ho scaricato. Quindi vedi che c'è ancora il bianco, sì. Non l'ho pulito. Ah, c'è ancora da far vedere. Era proprio il fondo scuro. No, è pulito abbastanza bene. Comunque adesso andiamo a versare il materiale che abbiamo setacciato prima, perché se ci sono 8 puntini nello scarto, cioè nello scarto, in quello che era rimasto, sì, non ho messo niente, era veramente quello che vedi di quantità di, se no il posto sarà il suo, ti risulta tutto. Sì, sul tappetino rischia di perdere tutto. Andiamo a vedere. Perché mi viene sempre storto? Perché? Ok. Però si silicone è comodo perché è morbido. Mm. L'ho messo sotto il treno. Aia! La fanno. Sì. Ci hanno trovato. Ora che c'è ancora un po' di oro. Ma qua ci sarà 20 grammi d'oro. No?
Sì, questa neanche la controlliamo perché tanto questa fa da spia. Anzi, c'è la verdina. Sì. Animaletto del Ticino. Anche con lì la roba della spia. Se vuoi la metti nella patria tua. Che cosa? Quella roba lì. La provo a pulire. Ah! Questo scatto qui. Insomma, una batea, la prospezione di una batea, andiamo a vedere se finalmente dopo ricerche abbiamo trovato un bel cuore. Andiamo a vedere. Dai, vediamo se salta fuori il cuore. Faccio anch'io un bel titolo. Il tesoro del Ticino nascosto, impressionante scoperta. Madonna, impressionante scoperta davvero, ragazzi. Impressionante scoperta davvero. Bingo. Piacere, complimenti. Bene. La castellata. In una batea? Sì. Ma quanto nero anche, eh? Dai, stavolta ce n'è un po' più del solito. Non sono neanche piccoline. E quindi abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 50 puntini abbiamo qua. 50 puntini che per in una batea. In una. Sì, beh, il materiale era quantitativo, era una batea. Una batea. Il setacciato era questo. Dalla prospetto. Sì. Allora, la prospetto cattura la grande prima cosa perché non abbiamo visto neanche un puntino nel. Questo nello scarto non c'è niente. Sì, infatti. Te l'ho pulito. Esatto. Quindi la carriera funziona alla grande e qui i puntini ci sono. Sì, guarda, forse c'è. Galleggia. Leggero. È talmente fine che galleggia. Allora ragazzi, eccoci che a fine giornata. Praticamente dopo 6 ore di marcia, 4 ore, 6 ore a camminare, siamo riusciti a individuare un punto che con una batea ci sono oltre 80 punti, oltre qualche bella scaglietta, e quindi promette abbastanza bene per essere una paletta, praticamente una palata, diciamo così. Riempire una batea ci vuole una palata, e quindi promette bene e sinceramente questo ci porta a decidere di venire a scavare. Però capite cosa vuol dire quando si dice è il fiume di tutti? Sì, il fiume di tutti, però se io ho fatto 5 ore di ricerca per trovarmi questo scavo e poi qualcuno vede che io sto scavando e il giorno dopo viene qua e mi porta via l'oro che c'è nel mio scavo, cosa succede? Che quelli sono dei ladri, indipendentemente dal fatto che il fiume è di tutti. Se una persona trova un punto strategico, tu devi rispettare quella persona, perché è stato lui a trovare quel punto strategico. Quando tu sarai in grado di trovare un punto strategico, nessuno ti toccherà più niente. E se qualcuno ti tocca qualcosa, vedi come ti incazzi. Perché la prospezione significa un dispendio di energie, un dispendio di tempo e anche un dispendio di denaro, perché noi ci abbiamo messo 20 euro di gasolio per arrivare fino a qua. Capite cosa vuol dire tutto il discorso, il fiume di tutti?